Questa pallina, che in realtà è un naso finto che utilizzano i clown, non solo è un antistress, ma addirittura porta fortuna. Facciamo il servizio così. E questa mattina siamo all'Umberto I, la voce viene un po' nasale però. All'Umberto I, reparto di pediatria. Questa mattina c'è questo bellissimo concerto natalizio per i bambini che soffrono di malattie terribili, come può essere un tumore, come può essere un cancro. E con questi sorrisi che l'associazione La Rondinella Onlus riesce a dare e con la musica che questa mattina questo gruppo, questo concerto riuscirà a dare, sicuramente entreranno laddove la malattia si può sconfiggere, direttamente al cuore. L'ospedale è un posto di sofferenza, quindi portare in questo periodo natalizio un sorriso, e credo che sia una cosa importante, portarlo con un concerto è la cosa forse più immediata, perché le note musicali di un concerto arrivano sicuramente direttamente al cuore, non c'è bisogno di tante parole. Siamo un'associazione di volontariato che si occupa di clown terapia. Che cos'è la clown terapia? È questa praticamente, con il nasino rosso, come potete vedere i miei volontari, abbiamo sposato questo progetto all'interno dell'oncologia di questo ospedale, ossia dove ci sono i bambini, perché è un'oncologia pediatrica. E il nostro scopo qual è? Il nostro obiettivo, il nostro focus sono i bambini, è quello di fare in modo che attraverso il sorriso, attraverso la risata, si possano insomma un attimino allontanare da quello che è, diciamo, la propria malattia, la propria degenza. Cerchiamo insomma di regalare loro un po' di svago attraverso il sorriso, che non guasta mai. Cosa dicono i bambini quando vi vedono arrivare in reparto? I bambini sono felicissimi, perché poi i bambini si ricordano il nome di ognuno di noi, giocano con entusiasmo, si allontanano soprattutto dai genitori, li mollano praticamente, e quindi insieme veramente si trascorrono delle ore piacevolissime, e dove le posso garantire veramente che in quei pochi attimi, in quei pochi minuti, veramente la malattia non c'è. Questo lo posso veramente garantire per esperienza personale, la malattia è quel momento.